GF VIP, Antonella chiede a Micol quanti rapporti ha avuto con Donna Maria, lei, una decina. L'8 marzo gli autori del Grande Fratello VIP 7 hanno organizzato una cena per le donne della casa. Dopo aver cenato le ragazze hanno giocato a Obbligo e Verità e, arrivato il turno di Antonella Fiordelisi. L'influencer ne ha approfittato per fare una domanda scomoda a Micol in Curvaia riguardante il periodo in cui ha frequentato Edoardo Donna Maria. Dal momento che nella casa di Cinecittà è tornato il sereno, gli autori hanno organizzato una cena per le ragazze al fine festeggiare la festa della donna. Al termine della serata le concorrenti hanno deciso di fare il gioco Obbligo e Verità. Qualora una di loro non avesse risposto a una domanda scomoda avrebbe dovuto fare una penitenza. Arrivato il turno di Micol, Antonella ne ha approfittato per saperne di più sul periodo in cui la concorrente ha frequentato Donna Maria, quanti rapporti avete avuto tu e Edoardo? La giovane anziché glissare ha risposto, una decina. A quel punto Fiordelisi ha rivelato una presunta confidenza ricevuta dal fidanzato, poche. Perché non era un fidanzamento. Inoltre ha detto di essere a conoscenza del fatto che i due non si piacessero molto dal punto di vista fisico. Infine ha aggiunto di sapere che tra Edoardo e Micol non sarebbe mai stata una cosa seria. Successivamente hanno risposto alle domande scomode anche le altre concorrenti del parterre femminile. Micol ha chiesto a Nikita Pelizzon cosa ha pensato quando ha visto il suo ex Matteo Diamante entrare in casa come ospite. La diretta è interessata ha ammesso di essere rimasta spiazzata, questo è il mio percorso. In un secondo momento, però, ha compreso le buone intenzioni del suo ex. Milena Miconi si è ritrovata a rispondere quale tra i ragazzi presenti nella casa trova più affascinante. In principio, l'attrice ha detto nessuno ma poi ha confidato che, se deve proprio fare una scelta, direbbe Edoardo Donna Maria poiché ha un modo di ragionare che le piace. Jaele De Donà ha chiesto ad Antonella Fiordelisi a quale concorrente si sarebbe avvicinata se nel cast non ci fosse stato Donna Maria. L'influencer salernitana fisicamente ha detto di essere attratta da Antonino, Davide e Andrea. Infine ha riferito che tra tutti Andrea è quello che la incuriosisce di più. Jaele, avendo scelto Obbligo, ha dovuto baciare Luca Onestini a tradimento. Non è escluso che durante la 40esima puntata del Grande Fratello VIP 7 Alfonso Signorini decida di rendere pubbliche alcune confidenze.